finalmente partono le attività del secondo livello di intervento del Galsicani nel territorio del distretto rurale di qualità di Sicani, ed è l'intervento che vede come beneficiari le reti di impresa, ovvero gruppi di imprese che confluiscono in un unico soggetto per comporre, strutturare pacchetti turistici per promuoverli e quindi poi venderli. Interessantissimo incontro che hanno preso parte tutti i soggetti che eroveranno le attività a questo primo cluster di impresa che il GAL ha finanziato. Sono state presentate appunto tutte le attività che prevedono appunto la strutturazione dei pacchetti, la promozione dei pacchetti, l'organizzazione di educational tour, la partecipazione a fiere, oltre che tutte le attività di promozione e comunicazione sui più disparati mezzi. È la prima rete che parte, siamo davvero orgogliosi di questo lavoro che il GAL ha messo in campo. In ogni passaggio ricordo il fatto che il GAL non ha mai intercettato in questa programmazione, attuando quindi al massimo l'approccio leader, singoli beneficiari, ma beneficiari in partenariato. Anche in questo caso, con questo secondo livello di intervento, abbiamo le imprese che finalmente si aggregano per condividere e promuovere percorsi virtuosi. È un progetto di promozione del territorio e delle aziende turistiche e non che operano sul territorio. È un progetto di cooperazione che quindi permetterà alle aziende non solo di agire singolarmente, ma di fare rete e di promuovere insieme i propri prodotti e il territorio stesso. Un territorio di cui fanno parte 29 comuni, dalla costa sicana, quindi da Real Monte, una delle eccellenze, appunto la Scala dei Turchi, alla Cattolica Eraclea Siculiana, fino ad arrivare ai Monti, quindi il territorio palermitano, Giuliana, Prizzi, Palazzo Adriano. È il turismo delle relazioni, il turismo dei rapporti umani, che è quello che il nostro territorio effettivamente sa dare meglio. Beh, sono importanti i borghi e sono importanti tutte le persone che dentro i borghi vivono, che fanno delle cose. Io sono sempre più convinta che questo nuovo turismo sia soprattutto un turismo di relazioni, un turismo di incontri, un turismo di persone. Noi abbiamo messo in rete con i nostri borghi dei tesori più di 55 borghi ed è stata una straordinaria scoperta di bellezza, ma anche appunto di persone. Adesso stiamo lavorando su questo territorio sicano che già ha fatto una strada incredibile di costruzione di identità, di marketing territoriale, dando il nostro contributo. Siamo molto felici di esserci.